Oggi prepareremo insieme le frittatine di pasta, un piatto tipico della cucina napoletana, ideali come antipasto o come sfizioso snack. Cominciamo con gli ingredienti. Serviranno 250 g di pasta corta, 200 g di besciamella densa, 100 g di prosciutto cotto a dadini, 100 g di piselli, anche surgelati, 100 g di mozzarella o provola affumicata, 2 uova per l'impanatura, pan grattato, parmigiano grattugiato, sale e pepe e olio per friggere. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione, mascolandola 2-3 minuti prima del tempo consigliato per mantenerla al dente. In una padella fai saltare i piselli con un filo d'olio e, se necessario, aggiungi un po' d'acqua fino a cottura. Prepara la besciamella o utilizza quella già pronta rendendola più densa con l'aggiunta di parmigiano grattugiato, poi lasciala raffreddare. Mescola in una ciotola la pasta con la besciamella, il prosciutto cotto a dadini, i piselli, la mozzarella o provola affumicata tagliata a dadini, il sale e il pepe fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendi delle porzioni del composto, forma delle palline o dei cilindri, e passali prima nelle uova sbattute e poi nel pan grattato per impanarli bene. In una padella profonda scalda abbondante olio e, quando è ben caldo, friggi le frittatine di pasta fino a quando non diventano dorate e croccanti. Scola le frittatine su carta assorbente per togliere l'olio in eccesso e servile calde. Le frittatine di pasta hanno origini popolari e nascono come modo per riutilizzare gli avanzi di pasta e besciamella. Con il tempo sono diventate un must dei menù dei bar e delle friggitorie, specialmente a Napoli, spesso servite in versione mini per un gustoso street food. Le frittatine possono variare negli ingredienti. Alcuni amano aggiungere funghi o sostituire il prosciutto cotto con del salame, creando ogni volta una nuova esperienza di gusto. Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette e scoperte culinarie. Visita il nostro sito web per esplorare una vasta gamma di ricette e suggerimenti per portare magia nella tua cucina.